Queste strutture per la Chiesa servono e sono utili solo se fanno crescere l'uomo, un edificio accogliente, necessario e che deve dare servizi. Con queste parole del vescovo uscente Armando Trasarti è stata inaugurata giovedì 29 giugno la nuova casa della comunità Don Paolo Tonucci, che sorge nella parte retrostante della parrocchia di San Paolo Apostolo al Vallato di Fano. Alla presenza di numerosi fedeli e della banda cittadina è stato tagliato il nastro tricolore da parte delle autorità religiose con il parroco Don Francesco Pierpaoli e civili tra cui comune, provincia e regione. La diocesi è parte della Chiesa, quindi era necessario, era doveroso, ci abbiamo messo grinta, motivazione, collaborazione, e quindi siamo contenti della struttura, ma soprattutto per quello che la struttura indica: un popolo che si riunisce, che fraternizza, che ragiona, che catechizza, che fa festa. Successivamente sono state consegnate delle targhette a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione del centro parrocchiale, intitolato al prete della nostra diocesi Don Tonucci, scomparso nel 1995. All'ingresso della struttura una frase di Don Paolo: «Sono sempre più convinto che dobbiamo costruire un nuovo modo di essere Chiesa, dove la parola di Dio è luce che orienta il cammino». Un sogno che abbiamo realizzato insieme. C'era questa frase di questo cantante brasiliano che ci è arrivata direttamente da Camassari, costruita da tante nazioni diverse, ma anche un progetto che ha suscitato anche nella parrocchia tante persone che si sono messe in gioco. Ecco, se c'è una casa è perché ci sono molte persone, quindi un sogno che dal cielo Don Paolo Tonucci benedice, ma credo anche tutti quelli che in questi anni, anche in silenzio, hanno desiderato un locale come questo attuano. Mi ricordavano due amici della parrocchia quando erano giovani, che volevano abbattere addirittura un muro che era una parete che divideva due stanze perché erano troppo piccole. Allora gli spazi adesso sono grandi, ora la scommessa è abitiamoli, ecco, quindi è anche un lancio che faccio qui, veramente progettiamo insieme, pensiamo insieme una città dove fratelli tutti, ecco, questo è un po' il senso. La casa della comunità, circondata da prati verdi, si estende su 900 metri quadri totali, suddivisa su due piani, con stanze dedicate al catechismo, un grosso salone, magazzino, bagni e un ascensore. Costo dell'edificio di 1.300.000 euro circa, suddivisi per il 75% dal contributo dell'8 per 1000 della CEI, con il supporto della diocesi e di altre realtà del territorio.